Allora, che parte? Questo frate è bello. Aspetta, fermati. Questo è grosso, questo è grosso. Questo è veramente grosso. Tiri un po' la frizione. Quando parte lasciano andare. Pompa, pompa. Yeah. Ora tira. Acca. Vedi che no. E allora. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video super. Spero che sia un video super. Però se lo state vedendo sicuramente lo è stato. Oggi è venerdì, sono circa le 8 meno 10, io sono arrivato a casa da poco da lavoro e mio padre arriverà anche lui tra poco, lavoriamo insieme, facciamo gli agenti immobiliari, quindi ragazzi se avete qualche casa da vendere, noi lavoriamo in tutta Italia, ovviamente ragazzi scherzo però un po' di promo me la devo fare, ovviamente sempre scherzando, andremo a pescare subito dopo lavoro, quindi praticamente ora arriverà a casa, mezz'ora mangeremo e partiremo. Un viaggio di 3 ore e mezza, quindi abbastanza lungo, andremo a pescare al mare, i dettagli ve li do dopo, non mi perdo in altre chiacchiere, mangiamo e partiamo, ci vediamo dopo. Ah, ragazzi, mi dimenticavo, mi raccomando, per supportare il canale, un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di attivare la campanella, se no non vi arrivano i nostri video quando escono e magari vi perdete qualcosa di interessante, quindi niente ragazzi, come dicevo prima, ci vediamo dopo. Eccoci partiti ragazzi, sono le 9.41, siamo un po' più in ritardo del previsto, colpa mia, sì, ti ho preceduto, sapevo che mi avresti accusato, e niente, però si parte, 9.41, arrivo previsto per mezzanotte 41, forse andremo a dormire all'una, forse, e domani mattina sveglia presto, ci aspetta il nostro amico Manuel, un caro amico che conosco ormai da anni, vi lascio i social al suo canale YouTube e anche alla pagina Instagram qui in descrizione. E nulla, ci vediamo quando arriviamo. A dopo ragazzi! Eccoci arrivati ragazzi, mare, caro mare, amato mare, postazione di campeggio, eccolo qua, e adesso si va a dormire. Notte. Domani mattina, che ore sono? Minchia. Mezzanotte e mezza, domani mattina alle 6:30 abbiamo l'incontro con il mio amico. Manu, a domani. Eccoci qua ragazzi, siamo in macchina, postazione di campeggio, sacco a pelo. Materasso, si vede tanto, no, c'è il cuscino, materasso e niente. Aspettiamo che arrivino i carabinieri a cacciarci. Questo è più o meno il livello di questo dormito, però ti dico, molto più comodo di quando è andato con Ale, che si ricorda come avevo dormito io, che ero tutto storto sopra, invece qua sono bello dritto. Penso che dormirò bene, domani mattina vi dico. Ci vediamo domani ragazzi, buonanotte. Notte. Buongiorno ragazzi, ci siamo appena svegliati, qua c'è il vecchio, cioè, in realtà siamo svegli da 10 minuti, ci siamo già preparati noi, adesso iniziamo a preparare un po' l'attrezzatura, intanto che aspettiamo Manu, è andato a fare benzina alla barca, quindi ci sta, lo aspettiamo e poi il molo, cioè il porto dovrebbe essere giù di lì da qualche parte e niente, quindi adesso ci prepariamo un attimo, l'attrezzatura è qui. Adesso iniziamo a preparare la mia canna, è poco visibile, ragazzi, è un palo della luce, cioè si vede solo lei, quindi se mi perderanno in mezzo al mare basterà usare questa canna come bandiera. Niente ragazzi, ci vediamo quando iniziamo a salpare in barca e quando arriva Manu con la sua fantastica ape. A dopo ragazzi! Allora ragazzi, è arrivato Manu, però vi voglio far vedere la categoria di Manu. È un mezzo speciale, via.
Tac, Abarth, AP50, c'era qualcos'altro? No, GoPro, eccolo qua. Mano numero uno. Ora si va a fare benzina e si parte. Eccoci qua, Manu arrivato, il capitano e l'altro capitano qua dietro. Motore acceso, ragazzi, si parte, ci vediamo dopo. Eccolo. Questo è un bel pesce. Se no è una tonnella del cazzo che mi viene incontro. Guarda, non mi viene incontro. No, non è niente di che. Vabbè, dai, oh. Il cappotto lo togliamo almeno. Cioè, lo togli. Non puoi manco pompare. Se un pesce è grosso lo vedi subito perché lo pompa. Cioè, se vieni contro cosa vuol dire? Giochi. Di solito recupero a bomba perché sennò mi fissano. Ora sta a vedere che arriva sotto e parte, eh. Sì, sì. Dovrebbe essere qua. Allora, che parte? Cosa fai? Devo prendere il raffio? No, è una tonnella, vedi? Ah, sì. No, un po' che bello. Bellino, dai. Tonnella. Tonnella per la coda e la slama. Questi sono le mani. Vieni qua, vieni qua. Che piccola che è. Eccola lì. Ci faccio una foto veloce. Vai. Però è bello che ce l'abbiamo senza il riglione. Senza il riglione, singolo. Poi li lanci come nemici. Così. Nato. Secondo è tuo. Questo frate è bello. Aspetta, fermati. Tuo. Questo è grosso. Questo è grosso. Questo è veramente grosso. Tiri un po' la frizione. Quando parte lascialo andare. Pompa. Questa è grossa. Sì, ha preso il pesce più grosso. Che però per un destro fare una roba del genere. Minchia. Ora spegniamo così almeno si sente il sangue. Con calma, eh. Quando arriva qui dal motore vedi dove girare, se adesso ho finito, non lo farò mai andare su. Anche se passa il raffio, vediamo se una tonnella passa. Aspetta. Che bello. Tonnella?
Pennella, sì. Pennella, pennella. Ci faccio... Vai, erma. Prendo la canna io, la tiri su te? Sì, dai. Per la coda, vai. Qualcuno è venuta? Vai, butta la razza. Data. Oh... aspetta che ti registro. Ho appena cambiato la telecamera, la batteria. Cioè, incredibile, appena cambiata. Bello, eh? Bello. Secondo me è più grosso questo. Vai, Manu. Quarto pesce della giornata, signori. Com'è? Ultimi colpi di coda. Spoiler, secondo te cos'è? Prima di vederlo, eh. Netto rosso, sicuro al 100%. Facci attento, sì. Va come luccica. Eccolo. Eccolo. Bellino, via. Sì. Bellino. Vai, rilascialo. Missiletto, vai, dallo. Grande mano, numero uno. Così da nulla. Chiudi un po' la pezzina, vai. Aspetta. Non tanto, altro. Mentre calavio. L'ho aperto troppo. Ok. Ma oh, non mi avviserò mai al fatto di avercela destra. Non la posso dare al contrario. Purtroppo no. È bruttissimo. Anzi, fa rendere l'idea. Ora tira. Quando arrivo vicino alla barca incomincio a capire. Spero di star recando. Vedi subito se un pesce grosso grosso, lo vedi quando arriva sotto. Quando arriva? Quando arriva sotto. C'era una volta, ho preso una palamica di 2 kg, che era bella. Non tirava niente, mi è venuta incontro, è arrivata sotto la barca. Vedi che... No! No, minchia, ha dato un colpo stranissimo. Mi aveva slamato. Facci più morbido, meno tieso con la mano, più morbido. Ti giuro, faccio una fatica col mancino che lo tu non so, immagini. Schifo, mi lo sento so. Tipo incapace di pescare, mi sento essere tornato al primo giorno. Mi hai detto la canna che fa tutta così, ma io limite quando ci sei, eh? No, no, ancora un po' giù. Di qua la canna. Bello. Aspetta, voglio provare a farlo da solo. Vai, da solo. Vai, bastardo. Vai. E allora? E allora? The fish. Aspetta. Ok. Cazzo. Dove ti sei? Grandice. Occhio. Guardate. Tornetto rosso. Bello. Lasciamo subito. Cannone. Ci è andato subito diretto. Tanta roba. Eccoci tornati a riva, ragazzi. Siamo arrivati. La mattinata di pesca è andata molto molto bene. Siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo raggiunto. Siamo alla fine riusciti a tirare fuori 5 pesci, giusto?
Yes. 5 pesci. Mio padre è in coma, come un po' anch'io. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella se no non arrivano i video quando escono, che è una cosa importante perché perdereste video come questo. Non mi perdo in altre chiacchiere, ragazzi. Io ora preparerò l'attrezzatura, ho già iniziato. Preparare l'attrezzatura, sto per andare a pescare le trote in un altro spot di Manu. Niente, speriamo che vada bene, però per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, da me, Manu, che ormai è a casa a dormire, e questo elemento da sbarco. Ciao ragazzi.